Eccoci qua. Allora, sono le 3 e come vi ho detto, prepariamo il pan focaccia. Vediamo chi arriva. Aspettiamo un attimo che si colleghino un po' di persone. Buongiorno, buongiorno a chi sta arrivando. Vediamo chi arriva. Buongiorno a tutti, vediamo chi c'è. Vediamo un po'. Allora, qualcuno sta arrivando, sì, arrivano, arrivano. Allora, ho cambiato telefono perché l'altra volta non si sentiva e è un po' più piccolo questo, quindi sono un po' ciecata, ci vedo poco, però. Cerco di leggere i vostri commenti. Fatemi sapere se si vede bene e se mi sentite questa volta. Più che altro se si sente, perché vedere penso di sì. Comunque se si sente l'audio benissimo. L'altra volta era molto molto basso. Infatti riguardando il video poi me ne sono accorta, insomma. Allora, dunque, diciamo che oggi intanto con chi già c'è facciamo il pan focaccia di Jim Alley. Allora, è lo stesso inventore delle stecche di Jim, penso che molte le conoscete perché sono famosissime su internet e tantissimi, compresa me, le abbiamo fatte, che sono un pane buonissimo, buonissimo. Si sente bene, perfetto, grazie. Allora, dicevo, facciamo questo pan focaccia, un pan focaccia che non si impasta, ma si fa in una ciotola perché l'impasto è morbidissimo, sarebbe impossibile lavorarlo a mano. Allora, una piccola premessa: se qualcuno di voi, come già ho visto Johnny, Daniela che mi hanno mandato la foto sulla pagina e sul profilo di Facebook, hanno preparato gli ingredienti e la impasteranno adesso, quindi chi la impasterà adesso? Insieme a me dovrà a fine diretta, appena è pronto, insomma, metterla in frigo perché è un impasto che devi lievitare dalle 12 ore circa, una cosa del genere. Quindi per stasera è impossibile, sia pronta, sarà pronta per domani, però se la lasciate da adesso fino a domani mattina fuori, dopo l'impasto saprà di acido. Quindi facciamo la diretta, cioè fate l'impasto adesso nella diretta, lo mettete in frigo. Stasera prima di andare a letto lo tirate fuori e lo mettete in un angolo caldo della cucina fino a domani mattina. Domani mattina poi quando è lievitato praticamente gli si darà la forma, che vi faccio vedere dopo, lo fate rilievitare e lo cuocete. Se invece adesso non avete nulla di pronto o comunque troppo presto e lo volete fare per domani a pranzo, impastatelo stasera dopo cena, anche verso le 9, le 10, qualcosa del genere, andrà benissimo. Allora, vedo che piano piano state arrivando. Ciao Elisa, Elisa c'è sempre, grazie. Ciao Cristina, Cristina è una vita che non ci vediamo. Grazie, grazie. Allora, iniziamo, che ne dite? C'è qualcuno di voi, a parte Gianni e Daniela, che so già che sono pronti con tutti gli ingredienti, che la faranno insieme a me? Vediamo, fatemelo sapere. Elisa, non ti preoccupare, lo fai quando vuoi, lo puoi impastare la sera per la mattina, come ho detto prima. Ciao Dani, ciao Johnny, anche perché sono insieme. Allora, adesso vi faccio vedere, poi dopo vi spiego comunque il passaggio per chi arriva durante la diretta della messa in frigo e della lievitazione. Allora, l'impasto si fa in una ciotola. Io ho una ciotola con coperchio, ma voi potete usare qualunque contenitore, un contenitore di quelli in plastica come questo, in cui io ho messo l'impasto che dopo utilizzeremo, o una qualunque ciotola, poi coperta con pellicola. Allora, Elisa mi dice: oh Elisa, non ti preoccupare. Allora, pronti dunque per questa pan focaccia. Io non l'ho cotto prima, ve lo volevo far vedere cotto, però ho pensato perché non fare tutto in diretta. Allora io l'ho già pronto, quindi adesso farò un impasto, poi vi faccio vedere l'impasto che ho nella ciotola, pronto come sarà una volta lievitato, e ho nella teglia uno pronto da cuocere, perché cuoce in poco
pochissimo tempo, 12-15 minuti, quindi lo cuociamo in diretta, almeno vediamo il risultato immediato. Allora, nella ciotola mettiamo tutti gli ingredienti. Gli ingredienti ve li ho dati nella pagina oggi, ma ve li ripeto. Adesso io farò mezza dose, perché se no, cioè, ho una cucina invasa da focacce, però voi fatela normale. Buona fiducia, grazie Giovanni. Allora, gli ingredienti sono 400 g di farina. Farina, io in questo caso ho utilizzato la 0, però potete utilizzare la tipo 1, metà ad esempio bianca, metà integrale. Potete utilizzare ad esempio la farina di grano Verna. Potete utilizzare la farina mista, quindi metà integrale, metà bianca, un po' di farro, ad esempio, potete aggiungere una piccolissima percentuale di grano saraceno, quello a vostro piacimento, in base a come la preferite, in base anche a quello che avete in casa in questo momento. Insomma, non è che adesso andiamo tanto per il sottile, quello che abbiamo è quello che utilizziamo. Allora, 400 g di farina, 40 ml di olio di oliva, 6 g di sale, 350 ml di acqua e 1 g di lievito. Allora, il lievito fresco 1 g. Nella ricetta originale sono 3 g di lievito, quello secco di birra, quindi corrisponderebbero a 1 g di lievito fresco. Io utilizzo quello fresco, poi vedete voi, insomma, come preferite. Allora, semplicissimo, mettiamo all'interno della ciotola la farina. Io vi ricordo, utilizzate una farina 0, ma voi potete utilizzare quella che più vi serve. Una cosa, accendiamo il forno prima. Voi non l'accendete perché l'impasto non sarà pronto per quando è finita la diretta. Vi faccio vedere io cuocendo quella che già ho. Allora, c'è anche Massimo, guarda, mi ha detto che non c'eri, invece ci sei. Allora, 400 g di farina bianca, io e voi a vostro piacimento. Poi aggiungiamo l'olio, 40 ml di olio, 6 g di sale, io lo aggiungo alla farina in un angolino che almeno non andrà praticamente a contatto subito con il lievito. Poi prendo una ciotolina, un bricchettino, quello che volete, con l'acqua, 350 ml, e aggiungo 1 g di lievito, ecco, vedete, è proprio pochissimo, proprio una minima quantità. Questa è la bilancina pesa grammi che vi dicevo l'altro giorno e di cui ho parlato in un video ieri su Facebook, sempre sulla pagina, perché me l'avete chiesto in tanti. È comodissima, io l'ho comprata al Lidl, l'ho pagata pochissimi, ma mi sembra 3-4 euro. E veramente è comoda perché pesa anche meno di 1 g, no? Quindi le piccolissime quantità. Nei dolci, è comoda sia per i dolci che per i salati, io la uso tantissimo. Allora, una volta aggiunto il lievito nell'acqua, io lo sciolgo, si scioglie bene, insomma, è una cosa veloce. Massimo presente, lui lo sa, il discorso è lungo. Allora, sciolto il lievito, lo versiamo all'interno della ciotola. Quindi farina, sale, olio, acqua e lievito, tutto insieme e con un cucchiaio, semplicemente con un cucchiaio. Non andate con le mani perché se no fate un casotto, vi si appiccicherà tutte le mani e sarà dopo, cioè viene troppo pagnosa l'impasto, quindi non riuscirete a lavorarlo bene. Allora, vediamo se ci siete, continuiamo. Qualcuno lo so che la sta facendo adesso, quindi per chi la sta facendo adesso aspettiamo un attimo. Una volta che avete messo tutti gli ingredienti nella ciotola, quindi con un cucchiaio amalgamate. Ma deve essere una cosa veloce, siccome c'è tanta acqua, la farina ingloberà il liquido in un attimo, proprio 2 minuti, giusto per amalgamare il tutto e evitare che si formano grumi. Non serve lavorare a lungo perché non ha bisogno di essere incordato, non ha bisogno di formare la maglia glutinica, niente. Voi mescolate e basta. Vedete che viene un impasto proprio appiccicosissimo. Adesso ve lo faccio vedere comunque. Ecco anche la zia, la Isa.
Allora, per chi è arrivato adesso, facciamo un pan focaccia, lo ripeto, con l'utilizzo di una ciotola. Serve soltanto una ciotola perché è un impasto appiccicosissimo. 400 g di farina, 350 di acqua, 40 ml di olio, 6 g di sale e 1 g di lievito fresco di birra. Mettiamo tutto nella ciotola e con un cucchiaio amalgamiamo. Allora, vedete, non so se si vede, vi faccio vedere. L'impasto è praticamente collosissimo, proprio appiccicosissimo. Ditemi se vedete bene. Penso di sì. Ecco, una volta che lo avete mescolato, quindi che è diventato in questo modo, che ha questa consistenza, l'impasto è pronto. Non c'è altro da fare, non c'è da metterlo nella spianatoia, non c'è da lavorarlo, non c'è da fare niente. Quindi anche quando non avete tempo, non avete voglia, insomma, di mettervi lì a impastare, no? Tanto leggo quello che scrivete. Non c'è bisogno di fargli nulla. Voi in 5 minuti lo preparate, si chiude con il coperchio, adesso o con una pellicola e si mette a lievitare. Allora, dicevo prima che chi lo sta facendo adesso, perché so che alcuni hanno preparato tutti gli ingredienti per farla, come Johnny, Daniela e anche qualcun altro che mi ha mandato i messaggi prima, a questo punto voi coprite la vostra ciotola con il coperchio o con la pellicola e mettetelo in frigo, perché questo è un impasto che deve lievitare tutta la notte, diciamo circa 12 ore grosso modo. Quindi se voi lo tenete adesso fuori, arrivate a un orario assurdo, no? In nottata, per doverlo poi lavorare per metterlo nella teglia. Quindi coprite e mettete in frigo. Stasera, prima di andare a letto, lo tirate fuori, lo mettete in un angolo qualsiasi della cucina, sempre coperto, se volete con un canovaccio sopra per mantenere la temperatura. E lo lasciate lievitare tutta la notte fino a domani mattina, anche fino verso le 9, le 10, grosso modo, così. Se invece non lo avete ancora fatto, ma lo volete fare per domani a pranzo, stasera dopo cena, verso le 9, le 10, lo impastate, lo mettete coperto così, sempre in un angolo della vostra cucina, e lo lasciate lievitare fino a domani mattina. Al contrario, se lo volete preparare per cena, domani mattina, verso le 9, grosso modo, anche 8 e mezzo, indicativamente verso questo orario, lo impastate, lo lasciate lievitare in cucina fino a verso, in questo caso diciamo che siccome durante la giornata è più caldo, anche verso le 5 o le 6 del pomeriggio, e l'impasto sarà pronto. Quindi io lo metto da parte e lo lascio lievitare. A questo punto dovete dimenticarvelo. Nel momento in cui poi sarà pronto, sarà ancora, logicamente, essendo molto idratato, avendo molta acqua all'interno, un impasto super appiccicoso. Quindi anche in questo caso, per lavorarlo, bisogna avere delle accortezze, che adesso vi faccio vedere. Tolgo qui. Faccio un po' di posto. Allora, innanzitutto io mi preparo una ciotola, sì, una ciotola, una teglia da forno, la leccarda classica, foderata con carta da forno. Allora, anche se voi avete delle teglie che normalmente non attaccano, io vi consiglio di usarla, la carta da forno in questo caso, perché essendo un impasto molto idratato, tende comunque ad appiccicarsi e cerchiamo di evitare, insomma, che si attacchi alla teglia e andare lì a raschiare con la spatolina e magari si rovini la focaccia. Quindi anche chi è contrario, anche so che qualcuno è proprio contrario alla carta da forno, io vi consiglio proprio di metterla. Quindi ecco, in questo modo. E mettetela accanto al piano di lavoro. Quindi questo lo farete domattina, questo passaggio che adesso vi faccio vedere, quando appunto tutto sarà lievitato. Questo è come risulta, vedete? Io l'ho messo in una ciotola trasparente per farvi vedere. L'impasto, questa è mezza dose, l'ho fatta a mezza dose come quella che ho impastato adesso perché altrimenti me ne viene fuori una quantità industriale. Però è così, comunque sia, vedete, bello alveolato. Ditemi se lo vedete. E gonfio, comunque sia, il volume sarà
più che raddoppiato. E all'interno sarà così. Vedete, morbidissimo, pieno di bolle. È proprio un impasto, vedete, se io spero si riesca a vedere, proprio si muove. Allora, muovetelo il meno possibile, sì, si vede bene, il meno possibile nella ciotola, perché altrimenti insomma si rischia che tutta l'area che ha inglobato, tutte le bollicine vadano fuori. Allora, voi vi dovete procurare della farina. Se avete la semola, meglio, perché è quella che poi alla fine attacca meno. Se avete la farina normale, va benissimo. Io utilizzo di solito la semola, questa non è rimacinata, è semola normalissima di grano duro, ma anche la rimacinata va bene. Questa è solo un po' più grossa e quindi diciamo aiuta ancora di più nella fase di non attaccarsi al piano. Quindi mettiamo... Dice non si vede la ciotola, guarda, non so se riesce a vederla, ecco, è proprio appiccicosissimo, ecco, vedete? Penso di sì. Allora, dicevo, prendete la farina e abbondantemente spolveratela sulla tavola, sulla spianatoia, ora sì, perfetto. Su quello che utilizzate insomma di solito per stendere gli impasti, bella abbondante. Io ho farina di semola, voi quella che avete in casa. Se avete la semola meglio, altrimenti va bene anche la farina normale. Allora, sono andata a prendere il cucchiaio perché in questo caso mi aiuto per evitare che si attacchi tutte le mani, con un cucchiaio, con una spatola, con quello che avete, per rovesciare l'impasto sul piano di lavoro. Allora, fatelo con delicatezza, cercando di togliere meno aria possibile. Quindi rovesciate, cercate anche un'altra cosa, di metterla al centro dove avete messo la farina, in modo tale che, siccome appunto è tanto appiccicoso, si attacchi nel punto in cui la farina non c'è. Allora, rovesciate, guardate, in questo modo. Ecco qua. A questo punto, sempre con un po' di farina, io la metto anche un pochino sopra e nei lati, che così praticamente... Anna si è piccinata sulla sedia. Questo è Johnny che parla con la sua mamma, Anna, che... via internet. Allora, a questo punto, una volta che praticamente l'impasto è stato rovesciato sul piano di lavoro dove avevate messo abbondante farina, io utilizzo questa, che è una spatola d'acciaio appunto per la panificazione, ma voi va benissimo anche se avete una spatolina di plastica, comunque qualsiasi cosa di piatto e di rigido che vi possa aiutare nel manipolare gli impasti. Allora, io, ditemi se si vede, se no abbasso un po'. Ah, una cosa, se vi danno fastidio i commenti, con il dito spingeteli verso destra sul cellulare, in questo modo, e quindi se ne vanno e voi vedete tutto quello che succede. Ditemi se vedete questa zona qua, questa qui dove c'è l'impasto, che vi voglio far vedere bene quello che adesso dobbiamo fare. Ah, ok. Vedete? Vedete qui? Penso di sì. Però, insomma, ditemelo voi. Ok, allora praticamente con la spatola io la infilo sotto, perché tanto c'è la farina di semola e non si attacca, e cerco di allargarla un po', di dargli una leggerissima forma rettangolare. La spianata? Non tanto. Allora, aspettate. Si vede meglio così? È la luce. Oggi è una giornataccia, sì, qui piove, non so da voi, ma è un tempaccio, forse adesso si vede un po' meglio. Allora, un po' si attaccherà le mani in questo momento, perché comunque dovrete toccarlo, però non succede niente. Adesso il mio è piccolino, quindi non faccio tanta fatica. Voi state attenti quando domani farete questa operazione,
perché è di più. Allora, una volta che l'impasto è, diciamo, più o meno in una forma rettangolare, prendendo questo lato che è dalla parte esterna a voi, così forse si vede meglio, lo ripiegate al libro verso la metà, così, ta, lo ribaltate. Come vedete qui c'è la farina che c'era sotto e quindi non si attaccherà. Ditemi se vedete, se capite bene il procedimento, che nel caso ve lo rifaccio vedere. Quindi una volta preso e ribaltato questo lembo verso il centro, facciamo lo stesso con questa parte qua. Prendete, alzatela con la palettina e la ribaltate sopra il resto dell'impasto. Praticamente dovete ottenere un rettangolino un po' più piccolo. Ecco qua. Ditemi se avete capito o avete qualche domanda. Non sappiamo. Ditemi se c'è. Ah, ok, perfetto. Allora, a questo punto, una volta che abbiamo chiuso in questo modo e in quest'altro modo al libro praticamente l'impasto, e a questo punto sarà pieno di farina sia sopra che sotto, quindi non si appiccicherà, lo dobbiamo trasportare nella teglia. Allora, io vi sposto un po' avanti, vorrei farvi vedere bene, non so se si riesce, diciamo che se vi porto la teglia dopo di qua è meglio forse. Quindi facciamo in questo modo. Allora, alziamo da questa parte l'impasto e lo mettiamo sotto una mano. Con la spatola dall'altra parte la infiliamo sempre sotto, in modo tale da prenderlo. Se si arriccia un po' non importa, non si appiccica. E lo alziamo. Quindi non si impasta mai, solo piegato. Esatto, esatto Evelyn. Quindi te, una volta che l'hai messo nella spianatoia, è allargato, va soltanto ribaltato i due lembi esterni verso il centro, uno e due al libro e basta, non va impastato, anche perché essendo molto appiccicoso sarebbe impossibile da impastare e praticamente verrebbe fuori un appiccicatume nelle mani, nel piano di lavoro, non verrebbe fuori niente. Solo ribaltare questi due lembi al libro per ottenere un panetto più piccolo. Poi lo prendiamo da sotto, come vi ho detto, e lo trasportiamo nella teglia, sempre aiutandovi con la spatolina. Punto, togliamo la spianatoia, tolgo questo e torno. Ecco qua, questo è l'impasto. Vediamo un po' se è l'impasto, cioè è il panetto del pan focaccia pronto. In questo momento voi lo dovete, io lo giro così nel senso della lunghezza. E se sopra appiccica troppo, metto un altro po' di farina, io di semola, voi quella che avete, e la andiamo leggermente a schiacciare con le dita in modo da dargli una forma. Però non va schiacciata tanto perché non va resa sottile, deve rimanere morbida. Questo movimento qui serve soltanto per dare la forma precisa, carina alla nostra focaccia, però deve rimanere alta perché poi lieviterà ancora e gonfierà, quindi non va stesa sottile, altrimenti tutta l'aria che è all'interno se ne va fuori e non verrà nulla. Vi volevo far vedere, ditemi se vedete, ecco qua come deve essere. E qui vedete, ci sono delle bollicine di aria qui. Queste devono rimanere all'interno dell'impasto. Ditemi se le vedete, se avete capito. E se qualcosa, insomma, devo dire qualcosa che non vi è chiaro. Intanto mi lavo le mani. Si vedono, perfetto, Cri.
È un impasto bellissimo, infatti, Elisa, perché è morbido, morbido, morbido. Adesso vi faccio vedere Evelyn perfetto, vi faccio vedere poi come sarà una volta lievitata, perché a questo punto, da così, voi la dovete mettere bello bello, sentirà quanto è buono, provatelo per già sì, perché l'hanno già impastato, però insomma, provatelo veramente perché è buonissimo. Io l'ho trovata per caso questa ricetta, per caso l'ho fatta e è già la terza, quarta, quinta volta, non lo so, che la faccio e ho avuto un successone perché è la più buona di tutte quelle che hanno mangiato, cioè dopo fatica, 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 no, impasti, cose, provi, è questa che non ha niente di impasto perché basta girarla col cucchiaio, è quella più buona, quindi tante volte quelle meno faticose sono le più, quelle che risultano migliori, insomma, ecco. Allora, questo è com'è. Poi a questo punto voi la mettete in un angolo della cucina, io non la copro, se voi volete potete mettere qualcosa sopra, ma io ho paura che il canovaccio, siccome è molto appiccicosa, si appiccichi e dopo rovini praticamente la lievitazione. Tanto sopra non secca perché non è un impasto duro, ma essendo un impasto molto idratato non succede che qui si formerà la crosticina. Quindi la mettete in un angolo della cucina per un'ora e mezzo, due, grosso modo, e dovrà rilievitare una seconda volta. Adesso vi faccio vedere quella che io ho steso dopo pranzo per farvela vedere che adesso la cuociamo. Eccola qua. Questa considerate che è 400 grammi di farina, quindi sarà come quella che avete fatto voi. Questa piccolina l'ho fatta di 200, che è la metà della dose che vi ho dato, perché altrimenti, come dicevo prima, ho la cucina invasa di focacce. Quindi, mi dispiace che devo lasciare. Alisa, non ti preoccupare, tanto poi metto il video salvato sulla pagina, te la vedi con calma, insomma. Colazione, pranzo, merenda, cena. È sempre buono questo, sì, è vero. Allora, questa è come risulterà a voi con 400 grammi di farina una volta lievitata. Come vedete è morbidissima, spero si riesca a vedere che si muove tutta, piena di bolle. Da un'ora e mezzo, due, grosso modo. Questa ha lievitato anche qualcosa in più perché logicamente i tempi della diretta, insomma, però deve venire proprio soffice, soffice, soffice. Quando vedete che è così, è pronta per essere cotta. 250 gradi, circa 12-15 minuti, forno ventilato. Quindi a questo punto, ciao Elisa, noi cospargiamo con abbondante olio. Abbondante per due motivi. Primo, perché la focaccia deve essere unta, altrimenti non è focaccia. E secondo, perché adesso andiamo a fare dei piccoli buchini, no? Con le dita, i classici buchi della focaccia, altrimenti si attaccherebbe tutta le dita. Quindi andando, io spero si veda, fatemi vedere la cosa. Lo facciamo così, guardate, così forse la vedete meglio. Allora, con le dita unte schiacciamo delicatamente l'impasto, ma proprio delicato, sembrerà di entrare nelle nuvole perché è talmente morbido, 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 morbido. Quindi non andate pesantemente perché altrimenti l'aria se ne va tutta fuori. Non... Allora, quindi vedete, guardate, eh. I buchi ci sono, ma diciamo che sono, cioè piano piano spariranno poi alla fine perché nella sua morbidezza non possono rimanere vuoti come nelle focacce classiche. Una volta messo l'olio e fatti i buchi, se volete potete mettere sopra del sale grosso o del sale fino, quello come volete voi. Io non lo metto perché la preferisco senza, mi dà noia a granellini di sale grosso in bocca, però insomma a scelta vostra. Se volete oltre l'olio mettete il sale, altrimenti no. Quindi a questo punto va in forno. Un forno a 250 gradi, forno ventilato dai 12 ai 15 minuti. Piano piano sopra diventerà colorata, marroncina, vedete che gonfierà. Io a metà cottura, grosso modo, devo girarla, il davanti lo devo mettere dietro perché il forno altrimenti me la cuoce troppo da una parte e meno dall'altra. Quello regolatevi voi con il forno di casa vostra. Ve la faccio vedere appena si sforna, se avete la pazienza di aspettare altri 10-12 minuti, poco più. Non l'ho cotta prima perché voglio farvi vedere appunto come viene in diretta, perché è talmente bella che quella va sfornata e vista.
Appena la cavate sarà bella croccantina anche sopra. Domani la faccio. E la impasti stasera, Massimo. Stasera dopo cena. Ora lo ripeto, la impasti e domani a pranzo la cuoci, oppure la impasti domattina verso le 8:30-9 e la cuoci per cena. Allora, a proposito di questo, infatti, dicevo che chi l'ha fatta adesso la deve mettere la ciotola con l'impasto. Io l'ho qui, ecco qua, che ancora praticamente il poletto neanche si è mosso perché con grammo di lievito ce ne vuole, insomma. La mettete in frigo perché questa deve lievitare circa 12 ore. Allora, il trucco è questo: la mettete in frigo in modo tale che l'impasto non lievita, altrimenti per domani lieviterebbe troppo. Stasera, prima di andare a letto, la tirate fuori e la lasciate lievitare fino a domani mattina. Chi invece la vuole fare per pranzo e adesso non l'ha impastata, stasera verso le 9, le 10, grosso modo, l'ha impastata, tanto servono 5 minuti. La impastate, la coprite e mettete la teglia, la ciotola, in un angolo della cucina fino a domani mattina. Domani mattina, invece, per tutti, chi l'ha messa in frigo e l'ha tolta stasera e chi l'ha impastata stasera, verso le 9, grosso modo, fate praticamente il lavoro che io ho fatto sulla spianatoia. Quindi prendete la farina, mettete abbondante farina sulla spianatoia. Rovesciate l'impasto al libro come vi ho fatto vedere, poi riguardate la diretta così almeno non vi perdete nessun passaggio e la lasciate lievitare per altre 1 ora e mezzo, 2. Quindi qui, eccola qua. Questa adesso lievita per un'altra 1 ora e mezzo. Sento canini, sì. I canini vanno fuori e abbaiano, lo sai, Johnny, insomma, mammola come fa? Che passeggia, lei spera di mangiare qualcosa, ma. Allora, domani mattina quindi gli date la forma e la lasciate lievitare 1 ora e mezzo, 2, grosso modo. Dopodiché, quando è bella gonfia, bella lievitata, la cuocete 250 gradi per 12-15 minuti e è pronta per pranzo. Se invece la volete fare la sera, domani mattina verso le 9 la impastate, la fate anche le 8, va bene, insomma, quando rialzate, non più tardi perché sennò poi non vi lieviterà, la fate lievitare fino a verso le 5 e mezzo domani pomeriggio. Alle 5 e mezzo la stendete nella teglia, la mettete nella teglia e alle 6, 7 e mezzo, grosso modo, la cuocete in modo tale che è pronta per cena. Quindi l'importante è che abbia una lunga lievitazione, poi fa tutto da sé, non c'è insomma grandi lavori da fare, è facilissima, veloce, è veramente veramente buona. All'inizio, quando la tagliate dal forno, sarà un po' una croccantina sopra, vi dicevo, mentre quando poi rimane lì che si fredda diventa proprio soffice, soffice, una nuvola. Adesso vediamo se riesco, vi sposto, poi vi rimetto a posto, se vedete. Ecco qua, nel forno è lievitata, penso si veda qualcosa. Vediamo un po'. Cioè diventa veramente una nuvola, non so se siete riusciti a vederla, poi ve la faccio vedere appena esce insomma dal forno. Se l'avete vista, io penso che, cioè, io dentro il forno perché è una cosa di una colosità estrema. Poi una volta fredda, spaccata con dentro l'affettato, il tonno, maionese, che so, tonno, maionese, capperi e insalata, oppure con la bologna appena affettata. Io l'ho mangiata anche ieri sera con il prosciutto crudo, cioè è una roba fantastica. E niente, aspettiamo un attimino che vi faccio vedere come risulta. Ripeto gli ingredienti, certo Isa. Allora, te prendi una ciotola e ci metti 400 grammi di farina, qualunque tipo tu voglia, bianca, mista, che ne so, bianca integrale, metà e metà, fai conto, oppure tipo 1 o quello che vuoi. Quindi 400 grammi di farina, 6 grammi di sale, 40 ml di olio, 1 grammo di lievito di birra che io ho sciolto in 350 ml di acqua. Poi comunque metto la ricetta, cioè sulla pagina Facebook c'è già, e la rimetto dopo. E veramente te metti tutto in una ciotola. Sì, si vede. Metti tutto in una ciotola. Lavori con un cucchiaio, siccome è tanto idratato, tanto appiccicoso, non andare con le mani perché altrimenti ti impagni tutto, insomma, dopo è un casino staccarla. Con un cucchiaio semplicemente giri, ma solo per amalgamare, non devi impastare a lungo, non devi fare niente. Dai una bella girata per amalgamare tutto, copri e lasci lievitare fino alla mattina.
la mattina, diciamo verso le 9, grosso modo. Impasta la sera prima di andare a letto, verso le 9, le 10, così, e è pronta per pranzo. Domani mattina, verso le 9, gli dai la forma, come ho fatto vedere prima, che se ti riguardi il video, insomma, lo vedi, e la lasci lievitare un'ora e mezzo, due, dopodiché lo cuoci. Anna, certo, le dosi le ho dette adesso, però te le ridico volentieri. 400 g di farina, a tuo piacimento, di qualunque tipo tu voglia, la puoi mettere mista, la puoi mettere bianca o bianca e semola, come vuoi. 400 g di farina, 350 ml di acqua, 6 g di sale, 40 ml di olio e 1 g di lievito di birra. Semplicissimo, tutto all'interno di una ciotola. E se avete delle domande scrivetele, così insomma, intanto che aspettiamo la focaccia ve le dico e vi rispondo. Sì, aspetto questo momento. Allora, ancora va, tra un po' la giro. E niente, poi stavo pensando che la settimana prossima chi c'è, insomma chi vorrà esserci o altri, poi lo metto tutto nella pagina, potremmo fare la pizza, magari prepararla insieme, quindi farla in step, non lo so, collegandoci a una certa ora per fare l'impasto, a un'altra ora stabilita per fare le pieghe, perché poi questo è l'impasto che stavo pensando, l'impasto idratato, molto idratato che va in frigo, quindi il venerdì se la vogliamo fare per il sabato. La dobbiamo impastare, preparare e mettere in frigo venerdì pomeriggio. Il sabato poi ci ricolleghiamo sul tardi pomeriggio per stenderla. Quindi magari potrebbe essere una diretta più step, se vi va. Magari fatemelo sapere. Il lievito fresco 1 g, e se avessi quello in polvere? Sì, Evelyn, 1 g di lievito di birra fresco. Se hai quello in polvere di birra secco, mettene 3 g. No, aspetta, che hai detto? No, no, 3 grammi sono troppi. No, dicevo prima che praticamente nella ricetta originale c'era scritto 3 grammi di lievito, ma io, siccome preferisco metterne meno, ho utilizzato appunto 1 solo grammo di lievito di birra. Se te metti 3 grammi di lievito di birra secco, ogni grammo di lievito secco equivale a 3 di quello di birra fresco, quindi diventerebbe esagerato, insomma. Quindi te mettete sempre 1 grammo se non hai la possibilità di pesarne meno, sempre 1 grammo di lievito di birra secco, che la quantità è maggiore rispetto a quella che ho messo io, però non succede niente. Se invece hai una bilancina che pesa anche i grammi, magari pesane mezzo grammo, 0,50, è già meglio per quello. Se no diventerebbero 9 grammi di lievito di birra fresco. Sono appena collegata, sì. Maria, no! Allora, intanto Isa la faccio, Isa provala e fammi sapere perché è veramente, veramente buona. Allora, Maria, abbiamo fatto il pan focaccia, è un pan focaccia senza impasto. Adesso ti faccio vedere, sarebbe questo deve lievitare ancora un'ora e mezzo, due circa. E dentro ho quella che sta cuocendo, che adesso vi faccio vedere. 1 grammo, sì, Evelyn, sempre 1 grammo, almeno se non hai la possibilità di pesarne meno è meglio, perché altrimenti è troppo quello secco. E quindi niente, Maria, dicevo che è un po' a focaccia senza impasto, cioè mettiamo tutto all'interno di una ciotola, impastiamo con un cucchiaio e lasciamo lievitare per almeno 12 ore. E successivamente poi lavoriamo, diamo delle pieghe e facciamoli lievitare. Magari dopo salvo la diretta se la vuoi riguardare sulla pagina, così almeno ti rendi conto di quello che è, perché adesso spiegarlo è difficile, no? Fare le pieghe al libro, insomma, diventa un po' complicato, quindi riguardati la diretta che dopo salvo, ma è veramente semplice e si fa in 5 minuti l'impasto. Adesso guardo se è da girare. Girata un altro pochino ed è pronta. No, focaccia. Ok. Allora dicevo che si potrebbe fare la pizza, impastarla venerdì sera, cioè venerdì pomeriggio per il sabato a cena, oppure se voi preferite, non so se magari
siete al lavoro, quello che volete, potremmo impastarla sabato pomeriggio e cuocerla domenica sera. Pensavo appunto a fare degli step, no? A collegarsi più volte, quindi collegarsi a orari stabiliti, dirette, più dirette per un semplice per la pizza, insomma, per la pizza a lunga lievitazione con un impasto molto idratato. Ad esempio, oggi ci colleghiamo, non so, ad esempio verso le 3 e facciamo l'impasto, poi ci ricolleghiamo più tardi per fare le pieghe e domani ci colleghiamo nel tardo pomeriggio per stendere la pizza. Questo, insomma, fatemi sapere. Sentite il profumo. Johnny, tu sentissi che profumo che fa. Fatemi sapere se vi va, poi lo scrivo anche nella pagina, soprattutto se volete impastarla venerdì o sabato. Vediamo un po'. Allora, ho una bimba di 5 anni. Sì, Ellen, ciao, parlavo con la mamma. Certo, con la mamma Evelyn. Stiamo facendo una focaccia che se la mamma voglia te la rifà, veramente velocissima, sentirai quanto è buona. È soffice, soffice, soffice. Poi te la spacchi, ci metti dentro la bologna e te la mangi, sentirai quanto è buona. Un bacione. Ciao Evelyn. No, ciao Ellen, scusa, Evelyn è la mamma. Maria, ok. Provala, guarda Maria, perché veramente vale la pena di riguardare la diretta, non per vedere me, perché insomma voglio dire non è che so tutto questo gran vedere, ma per vedere la ricetta che è di una semplicità estrema, ma è una cosa sabato, impastare sabato e farla domenica, sì, infatti penso anch'io sia meglio perché magari venerdì c'è chi lavora, quindi potremmo farla sabato in effetti. E domenica sera facciamo la pizza tutti insieme, la mangiamo tutti insieme virtualmente, ognuno a casa sua. Un'idea, sì. E quindi niente. Vediamo se avete delle domande, insomma fatemele, se avete dei dubbi, qualunque cosa, scrivete. Nel frattempo aspettiamo la focaccia. Intanto fa un profumo, che quella è già prenotata, perché quella se passa mio fratello da qui prende e se la porta a casa. Quindi ciao focaccia. Però io ho l'altra che sta lievitando e l'altra ancora che abbiamo fatto insieme, che è qui nella ciotolina che dorme. Ha detto ci mette lontano. Brava Evelyn, lo sai, la tua figliola ha detto una cosa, cioè, grandissima, perché io quando ero piccolina, io e i miei cugini, e Johnny che sta guardando la diretta lo può confermare, comprovavamo le ciaccine, come si chiama, ciaccia, no? Qui in Toscana, dal panettiere, e ci spalmavamo la Nutella sopra, anche senza stare a tagliarla perché si faceva prima, si spalmava sopra la Nutella alla focaccia e ce la mangiavamo anche a colazione delle volte, non solo a merenda, era una roba. Tanti mi dicono, ah, ma la Nutella dolce con la focaccia salata, cioè voi provatela, se non l'avete mai fatta, provatela. Quindi Ellen, brava, te riempila di Nutella e poi te la mangi, sentirai quanto è buona. Johnny può confermare, perché io mi ricordo noi se ne mangiava tantissimo quando si era piccolini, cioè, è una di quelle cose che ti rimane nella mente e è buonissima. Allora, mi spieghi quando faccio l'impasto e lo metto in frigo tutta la notte? Le pieghe, quindi penso tu parli in generale, Maria. Si fanno il giorno dopo. Non penso tu parli di questo pan focaccia. Allora, dipende dalla ricetta. Ciao Giulia, grazie. Allora, dicevo che dipende dalla ricetta, nel senso perché ci sono degli impasti che una volta impastati devono riposare una mezz'oretta e poi si fanno le pieghe. O che sia... si dice? Risuscita i morti con la Nutella. Johnny, vedi, te l'ho detto Ellen, te l'ho detto che è buonissima la focaccia con la Nutella, brava. Allora, dicevo Maria, dipende dagli impasti, perché ci sono degli impasti, dalle ricette, diciamo più che altro, che te fai il tuo bel impastino, lo metti a riposare mezz'ora e dopo mezz'ora gli si dà le pieghe, o in ciotola, quindi prendendo i lembi di impasto, tirandoli un po' e ripiegandoli su se stessi per 2-3 volte distanziati di 30 minuti, dai 15 ai 30 minuti, oppure delle pieghe a 3 vengono chiamate, no? Intanto guardo la focaccia, non vorrei mi bruciasse, non c'è più tantissimo. Delle pieghe a 3, quindi mettiamo l'impasto nella spianatoia, lo allarghiamo al rettangolo, lo ripieghiamo prima verso il centro, poi l'altro lato verso il centro, poi il lembo sinistro, il lembo destro, sotto sopra, e otteniamo una pallina. Quindi questi sono i due tipi di pieghe che si possono fare. Alcuni impasti prevedono questo prima di metterlo in frigo, quindi
distanziati di mezz'ora, alla fine mettiamo tutto in una ciotola e in frigo lo facciamo lievitare. Altri lo prevedono il giorno dopo, quindi fatto l'impasto lo mettiamo in frigo, lo tiriamo fuori, lo facciamo acclimatare un po' e poi gli diamo le pieghe e facciamo la forma e facciamo lievitare. Quindi questo non ha una regola generale, nel senso standard. È valido per tutto, insomma, dipende un po' dal pane, dalla ricetta che hai. Se magari hai dubbi, mi puoi anche mandare un messaggio sulla pagina, mi scrivi e lo vediamo insieme, insomma, non c'è problema. Ad esempio, la pizza che dicevo prima, che potremmo fare la settimana prossima tutti insieme, prevede le pieghe solo nella fase iniziale prima di metterle nel frigo. Quindi per la pizza o il pane. E dipende sempre dalla ricetta. Diciamo, io in genere le faccio prima. Dopodiché metto l'impasto in frigo e lo faccio lievitare fino al giorno dopo, quindi 24 ore o più a seconda di quanto la ricetta prevede la maturazione in frigo. Di solito io le faccio prima perché l'impasto comunque sia come si dice, si incorda maggiormente e la maglia glutinica si forma. Una volta che lo togli dal frigo è già bello elastico, quindi non ha bisogno di grandissime lavorazioni successive. Io preferisco prima, però mi sono collegata adesso. Giulia, sì, prova a farla, ti riguardi il video, io la salvo, così lo potete riguardare, insomma, anche chi magari non era presente. E se la fai stasera dopo cena, per domani a pranzo è pronta. Poi magari chi la prova, insomma, mi faccia sapere che ne pensa, com'è venuta. Allora, 2 minuti e la focaccia è pronta, così ve la faccio vedere e non vi annoio più, insomma, con tutte queste chiacchierate. Prendo un saravoccia, intanto lo metto sotto, così ci metto qua la focaccia e vi faccio vedere. È per una persona. Eh sì, per una persona, Johnny, quando hai mangiato quella, se te la mangi tutta, scoppi. Però effettivamente sì, quelle boccucce di rosa che ci sono in giro non è che che dura chissà per quanto, insomma. Lo dicevo prima, no? Dico Johnny perché Johnny è il mio cugino, insomma, che si collega da Piacenza. E ieri sera la feci per cena, ne avanzò un pezzo e Alberto, che sarebbe il mio fratello, molto in maniera schietta e chiara, dice: quella che avanza me la porto a casa. E infatti quella che è avanzata ha preso il cartoncino e se l'è portato a casa. Non è che ha fatto, insomma, tante, tante storie, quindi finirà alla svelta. Ditemi se la vedete, pan focaccia, insomma, io dico focaccia, ma ecco qua. Io penso che si sia vista, però vi volevo far vedere se mi riesce una cosa. Aspettate, che non mi vorrei bruciare. Ecco. Allora, guardate, sentite? Brucia. Sentite? Adesso è croccantissima. È bellissima, ve l'ho detto che era una cosa. Poi quando si raffredda diventa morbida. Dammela. Questa l'ho. Vienla a prendere che te la do tutta. Quando si raffredda praticamente diventa morbida e soffice, 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 una nuvola. Però insomma, ecco, io ho detto, la voglio far rivedere perché è una cosa. Cristina, la prova, fa la cric e poi mi fai sapere che ne pensi, insomma. Buona da calda. Laura, ciao, si vede. Vediamo che scrivete, è la prima volta che ti seguo, sai. Grazie, grazie Giovanna. Johnny, Anna, col gorgonzola è già. Giovanna, grazie, grazie, grazie. Insomma,
cerco di essere me stessa, no? Poi alla fine, insomma, rispondendo a quello che ha scritto te, simpatica o no, non so se risulta a tutti, però insomma uno si deve far vedere per quello che è poi. Allora, vi ripeto velocissimamente perché si è collegato adesso, che è un pan focaccia senza impasto. Senza impasto perché si mette tutto all'interno di una ciotola, si lavora con un cucchiaio, si copre e si fa lievitare. Quindi non c'è da impastare, non c'è da star lì a impazzire, no? A dare forza all'impasto, formare la maglia glutinica, niente. Ciao Cri, grazie! Maria, provala perché è veramente semplicissima, è semplicissima, sì, come dice Giulia, è semplicissima, ma vi giuro, peccato che non lo potete sentire perché fa un profumo che è una cosa esagerata, cioè, e poi è proprio buona. E vi dicevo che oltre ad essere semplicissima, perché appunto non prevede niente alla fine di impazzimenti di lavorazione, sono sicura insomma che riuscirà a tutti, anche chi ha le prime armi con gli impasti, chi non ha mai fatto nessun impasto. Questa è facilissima, quindi è veramente adatta a tutti. Una ciotola, mettiamo tutti gli ingredienti e via. Vi lascio tutto nella pagina, salvo il video, rimetto gli ingredienti, voi riguardatevelo. Se c'è qualcosa di dubbio o qualunque domanda voi abbiate, scrivetemi o sulla pagina o anche per messaggio, insomma quello che preferite. E poi vi faccio sapere per Teresa, la ricetta te la ridico subito e poi la metto nella pagina. 400 g di farina di qualunque tipologia voi desideriate. Io ho utilizzato la 0 in questa e quella che ho fatto ieri, la tipo 1 ad esempio, però è indifferente, anche mista potete fare. 400 g di farina, 350 ml di acqua, 6 g di sale, 40 ml di olio e 1 g di lievito di birra. Mettete tutto all'interno di una ciotola, lo lavorate con un cucchiaio velocissimamente, coprite e fate lievitare. Poi guardatevi i vari passaggi perché adesso è difficile spiegare cioè come metterlo nella teglia il giorno dopo, ma non difficile perché è difficile farlo capire, no? A voce, vedendolo è tutta un'altra storia. È più buona calda o fredda? Allora Laura, è buona in tutti i modi perché da calda è croccante. Da fredda è sofficissima, quindi quello dipende i vostri gusti. Per me è buona sia tiepida, perché da calda calda è impossibile, no? Però sia tiepida che fredda. Addirittura se vi avanza e la mangiate il giorno dopo, rimane soffice come appena fatta. Cioè veramente è una bomba questa ricetta. Guardate, vedete che già rispetto a prima si sta ammorbidendo? Ecco qua. Ne puoi tagliare un pezzo? Certo! Aspetta che prendo le forbici. Allora, io ve la taglio a metà. Ha detto bene Maria, brava, perché non ci avevo pensato in effetti, così vedete com'è. Fredda, calda, tiepida, basta, la mangio. Johnny, quando poi l'hai fatta te, mandami una foto, un messaggio, quello che vuoi, così mi dici che ne pensi. La tua mamma ha detto che assomiglia a quella di Perino, Johnny sa. Mancherebbe solo un piccolo quantitativo di olio in più fuori, ma assomiglia tantissimo a quella, che era una delle ciocce più buone che ho mai mangiato. Allora, ecco qua, vedete, ancora fuma. Ciao Silvia, ben arrivata. Allora, ditemi se vedete com'è dentro. Guardate, adesso è calda, quindi è ancora. Proprio fa il fumo, vedete? Ecco qua. Così è com'è all'interno, è proprio bella spugnosa, veramente. Ah, Daniela, giusto, non l'ha fatta Johnny, l'ha fatta te. Vabbè, Johnny mangia. È un piccolo dettaglio. Allora, Maria, dimmi se vedi, se si vede bene. Comunque, c'è veramente. Cioè, sentite. Spero che il rumore si riesca a sentire. Io collaboro. Certo, ognuno fa il suo. Uno impasta e l'altro mangia, no? Quindi è lavoro di squadra. Allora, niente. Quindi siamo arrivati a fine ricetta, fine diretta.
La focaccia fa un profumo che, cioè, vi giuro, me la mangerei tutta l'ora, ma l'ora di merenda è giusta, quindi a questa è prenotata, questa, quindi la prossima. Come scrocchia, là si sente. Il campanello, è venuto tuo fratello a prendere la focaccia pronta. No, mi sa che è la mia zia che da giù è venuto su, mio fratello ancora è presto, però arriva anche lui. Allora, Evelyn, aspetta un attimo. Sì, sottonata era andata prima perché di solito c'è la chiave di fuori, ma oggi non c'era, quindi la mia zia entra, insomma, non ha problemi. Però questo è forte, Evelyn, è il tuo fratello. Già impastata, Isa, allora, se l'hai impastata ora, te l'ho detto, è velocissima, fai una cosa, prendi la ciotola coperta e la metti in frigo, perché sennò sta troppo tempo fuori, se la fai per... penso che la fai per domani, no? A questo punto, perché per stasera penso sia tardi. Scrivimi se la fai per domani. Comunque, se è per domani, ti prendi la ciotola e la metti in frigo e la lasci stare lì fino a stasera che non vai, allora che non vai a letto. Non so, le 10, le 11, non so quando ci vai. Comunque, verso quell'ora prendi, la tiri fuori, la lasci lievitare fino a domani mattina. Ci sarà Alberto alla porta. Sì, Maria, te scrivimi, non ti preoccupare. Mandami tranquillamente le domande che hai. Allora, quindi niente, a questo punto penso si può chiudere. È già Daniela. Quello è il 50. Stavo leggendo i commenti che stanno arrivando. Allora, niente, quindi. Se avete altre domande scrivetemi nella pagina e io vi rispondo, messaggio nella pagina direttamente sotto il video come volete. Rimetto il video per chi è arrivato da poco, così lo può riguardare e farla. Se la fate fatemi sapere che ne pensate perché è veramente... Ciao Evelyn, anch'io tanto adesso chiudo. E salutami la tua bimba e fammi sapere. Silvia, la ricetta la scrivo nella pagina, già c'è nella pagina e nella foto. Allora, dicevo che già c'è una foto nella pagina dove parlavo della diretta di oggi e quindi già trovi tutti gli ingredienti. Poi comunque salvo il video, quindi te lo puoi riguardare con calma. Sì, Isa, stasera tiralo fuori. Ciao Franci! La postina! E niente, non ti preoccupare Francesca, salvo il video nella pagina, così se ti vuoi riguardare la ricetta, guarda che abbiamo fatto, eh. Guarda. Cioè, te che ti garba fa il pane in pasta, la devi provare, guarda che cos'è. Cioè, fa un profumo che te non ti puoi rendere conto da quanto è buona. È semplicissima, si prepara in pochissimo tempo e è una robina di quelle proprio... da provare. Bene, allora vi saluto, vi ringrazio. Un saluto a tutti. Indirizzo per passare a prendere la focaccia. Vai, Johnny, metto l'indirizzo così almeno. Guarda, potrei darla tutta la via perché ce n'ho talmente tanta in giro per la cucina tra cuoce, cotta e da lievità che non ti immagini. E niente, ci vediamo la prossima volta, casomai facciamo la pizza che dicevo. Francesca, tu sapessi. Te falla questa, quando la mangi pensi a me. Ci vediamo, dicevo, la prossima ricetta, la prossima diretta, insomma poi ci organizziamo per la pizza se la vogliamo fare insieme la prossima settimana, metto tutto nella pagina e insomma vediamo come va. E grazie a tutti e fate il pan focaccia e fatemi sapere. Un bacione.